Oggi la parola di Dio proclama beati coloro che, pur non vedendo come Tommaso il corpo glorioso di Cristo, credono in Lui. Possiamo dirci beati anche noi? Direi io di sì. Una beatitudine che dovrebbe renderci contenti e contente, perché è segno che ci affidiamo e ci fidiamo delle parole di Gesù, della sua gloriosa risurrezione, del dono dello Spirito che ci unisce a Lui e ci fa suoi testimoni nella ferialità dei nostri giorni. Sì, io direi che siamo beati tutti i giorni perché crediamo nella vita che ci è donata e per mezzo della quale cresciamo come persone e come figli di Dio. Ogni giorno lo Spirito Santo ci rende nuove, ci sostiene, ci consola, ci illumina, ci consente di crescere nella carità, perché proprio mentre ci doniamo agli altri, nelle nostre famiglie, tra fratelli e sorelle, nelle nostre comunità di fede, lo Spirito allarga i nostri cuori e le nostre coscienze per realizzare scelte di vita e di bene. Allora godiamo della gioia che ci viene dal saperci beati per la nostra fede, per l'affidamento che realizziamo nella preghiera e nei sacramenti dell'amore, come l'Eucaristia.